Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. In queste ore il centro di bassa pressione, annunciato nelle precedenti puntate, ha raggiunto i Balcani e gran parte dell'Europa centrale e orientale. La perturbazione è accompagnata da aria fredda che continua a scorrere lungo il bordo orientale del vasto campo di alta pressione, spintosi fin sui territori scandinavi. Quest'aria fredda, di origine artica, ha raggiunto il Mediterraneo centrale, permettendo lo sviluppo di una bassa pressione che, a partire dal Tirreno settentrionale, si muoverà verso l'Italia centro-meridionale nei prossimi giorni e sarà accompagnata da maltempo diffuso su tutte le regioni, con ulteriore calo delle temperature. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 6 ottobre. Al mattino molto fresco, con cielo prevalentemente sereno su tutti i settori, tranne sul Gargano, dove saranno possibili residui rovesci. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni deboli tra subappennino dauno, zona Vulture e aree interne del Barese. Dalla sera e soprattutto dalla tarda notte il tempo peggiorerà ovunque, a partire da ovest, con precipitazioni che si faranno via via più insistenti, accompagnate anche da locali temporali sul nord della Basilicata, sul Foggiano, sulla Puglia centrale e sul Tarantino. Temperature in sensibile calo di 3-4 gradi ovunque, più accentuato nei valori minimi. I venti si disporranno al mattino da grecale con intensità debole per poi ruotare durante la giornata da scirocco, specie sulla Puglia centro-meridionale e sulla Basilicata ionica, soffiando con moderata intensità. Risulteranno così mossi o molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, più calmo invece l'alto Adriatico. Per il consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo per questo incantevole tramonto che affianca la torre di Baia Sant'Isidoro, nei pressi di Nardò, Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.